Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, il nostro settimanale che oggi chiude come tradizione il suo ciclo di trasmissioni, la stagione televisiva, proiettandosi sul primo grande evento dell'estate in Abruzzo, vale a dire il premio Flaiano, giunto alla 48esima edizione che animerà il teatro D'Annunzio di Pescara il 3 e il 4 luglio, quindi il prossimo fine settimana, con l'assegnazione e la premiazione dei Pegasi d'Oro per le tante sezioni del premio, dalla narrativa all'italianistica, dalla televisione alla radio, al cinema con il Flaiano Film Festival, appunto la radio e la sceneggiatura. Insomma, sarà come ogni anno un programma assolutamente internazionale quello che Pescara offrirà anche attraverso le telecamere di Rete 8 che vi manderanno nelle vostre case immagini e interviste delle cerimonie appunto di questo evento straordinario che è un orgoglio per la nostra regione, per la nostra città. Io ringrazio e saluto Carla Tiboni che è ospite qui in studio con me, grazie, diamo la buonasera ai nostri telespettatori perché andiamo in onda di sera sia il giovedì che il venerdì diamo invece il buongiorno perché registriamo di giorno anche agli ospiti autorevolissimi e penne straordinarie, quelle che saranno presenti per parlarci in particolare della sezione narrativa che sono nella nostra chat su Zoom. Saluto e ringrazio dall'alto il presidente della giuria della letteratura Renato Minore, vedo al suo fianco, buongiorno, vedo Donatella Di Pietrantonio che non ha bisogno di presentazioni, vincitrice del premio Campiello nella cinquina del premio Strega che si assegna proprio in questi giorni. Buongiorno a Donatella Di Pietrantonio. Vedo anche un altro scrittore abruzzese molto popolare, Remo Rapino, vincitore del premio Campiello 2020 e anche lui ha voluto partecipare a questa nostra anteprima. Buongiorno anche a Remo Rapino che peraltro sarà uno dei premiati del Flaiano. Bene, allora iniziamo con un punto generale della situazione, come sempre avvocato Carla Tiboni. Insomma, l'anno scorso è stato l'evento che ha segnato in Italia la ripresa dei festival dopo la pandemia. Quest'anno più o meno siamo allo stesso livello di importanza perché insomma si apre la grande stagione delle premiazioni estive, si apre anche insomma il mondo e il teatro, in questo caso il teatro all'aperto D'Annunzio di Pescara, alle grandi serate, anche agli eventi in cui con qualche cautela ancora però si torna a vivere, a fare cultura, a respirare cinema, teatro, televisioni, quelle arti che ci hanno accompagnato soltanto purtroppo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ormai più di un anno e mezzo, in maniera virtuale. Allora, qual è lo sforzo di organizzare una manifestazione del genere ancora in un periodo di emergenza? Allora, lo sforzo indubbiamente è tanto, è enorme, però ci sono grandi soddisfazioni come quella di questa mattina, riflettevo vedendo il video che abbiamo in collegamento uno dei massimi critici letterari, Renato Minore, e due premi Campiello che sono diciamo un fiore all'occhiello dell'Abruzzo. Quindi un'organizzazione che è partita a gennaio, che ha incontrato tutte le difficoltà dell'emergenza sanitaria, che incontra in questo momento le difficoltà della ripresa lavorativa soprattutto del cinema perché i set si sono riaperti tutti all'improvviso e incontrerà ovviamente anche la difficoltà di chi dovrà arrivare a Pescara per nonostante diciamo le problematiche del Covid, quindi tamponi e vaccini eccetera. Però siamo anche quest'anno soddisfatti già dell'andamento del festival, perché il festival sta incontrando ancora una volta un grosso favore del pubblico, i numeri sono importanti anche quest'anno, se non forse supereranno anche quelli dell'anno scorso, e nonostante diciamo così ci sia una concorrenza, quella degli europei di calcio. Come ormai sapete, l'appuntamento del Flaiano è un appuntamento per l'Abruzzo, per Pescara, per l'Italia, e il premio ha fatto quel salto di qualità per il quale si è lavorato, per il quale anche il suo fondatore, Edoardo Tiboni, ha lavorato per tanto tempo. Siamo alla 48esima edizione, sono tante 48 anni, ma soprattutto c'è stata un'evoluzione, ce lo diranno anche i giurati,
e c'è stata un'evoluzione soprattutto nella partecipazione. Per quanto riguarda la narrativa, ci sono stati 64 libri, 64 autori che hanno inviato le loro opere ed è stato un lavoro enorme. E questo credo che dia un significato alla cultura che i Premi Flaiano svolgono per tutto l'anno, perché non ci stancheremo mai di dirlo, non sono soltanto le due giornate finali, non sono soltanto i festival, i Premi Flaiano, ma sono un grande progetto culturale che stiamo portando avanti e che devo dire si sta sviluppando in modo soddisfacente. Ma è anche un modo per avvicinare le persone al cinema. Cerchiamo anche, lo abbiamo fatto attraverso la presentazione online, di avvicinare sempre di più le persone anche alla lettura, quindi c'è un intento che è importante. Tra i primi ovviamente c'è quello di far conoscere l'opera di Ennio Flaiano. Abbiamo già svolto 18 convegni, quest'anno speriamo, emergenza sanitaria permettendo, di poter svolgere in autunno il 19° convegno. Insomma, Flaiano tutto l'anno si può dire. Poi ci sono però queste due serate in cui insomma si accendono i riflettori sui protagonisti della stagione cinematografica, televisiva e anche letteraria, in questo caso, che è quello che ci introduce alla nostra chat così autorevole. Il presidente della giuria, Renato Minore, io voglio coinvolgerlo nel ringraziarlo per la sua partecipazione proprio sul tema della stagione letteraria, perché a dispetto delle tante occasioni mancate che purtroppo sono legate alla pandemia, è stata una stagione molto ricca, molto florida, anche molto partecipata per quel che riguarda i testi che gli scrittori e gli editori vi hanno consegnato. Quindi è stato un inverno di grandi letture, una primavera insomma di decisioni, adesso arriva l'estate dell'assegnazione dei premi, con la solita insomma corsa a tre che ci sarà al Teatro d'Annunzio sabato sera nell'assegnazione del Super Flaiano. Ma con lui vorrei presentare intanto il premio, i vincitori che sono tre: Antonio Pennacchi con La strada del mare, Gianni Solla con Tempesta madre e Maria Pia Veladiano, Adesso che sei qui. Tre scrittori italiani che sono riusciti in qualche modo a convincere più di altri la giuria, ma saranno poi i lettori, quelli che hanno avuto questi testi da approfondire nelle ultime settimane, a decretare il vincitore del Super Flaiano. Allora, la qualità e la quantità, oltre che insomma la formula dei Premi Flaiano Narrativa. Minore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, sì, devo dire che quest'anno in modo particolare il nostro piccolo periscopio del premio Flaiano ha potuto, come dire, esplorare attraverso questa partecipazione così, così ricca e così molteplice, ha potuto esplorare anche diversi modi, diverse forme attraverso cui oggi il romanzo è presente, è letto, si comunica attraverso i suoi lettori. Ecco, da questo punto di vista credo che sia stato anche quest'anno, forse più di altri anni, proprio perché quest'anno sono usciti molti, molti romanzi, la pandemia in qualche maniera quasi moltiplicato la produzione di questa creatività letteraria. Ecco, in qualche maniera diciamo questa sonda ha potuto registrare appunto delle indicazioni precise su come oggi si scrivono i romanzi, dicevo prima. Ed ecco, lei ha parlato di questi nostri tre autori che sono stati scelti come da giudicare e da far votare ai nostri lettori, al nostro pubblico, e devo dire che complessivamente, guardando un po' le tendenze che emergevano da tutti questi romanzi, c'era una sorta, come dire, di diffidenza verso il romanzo di genere o di intreccio. E invece c'era un ricorrere al romanzo di memoria, al romanzo come biografia collettiva, anche come autobiografia, però raccontato in maniera diversa. Ecco, in maniera diversa per esempio come Antonio Pennacchi, che mette insieme la piccola e la grande storia, o come ecco qui il libro La strada del mare di Antonio Pennacchi,
oppure Maria Pia Veladiano che ricostruisce i modi di vivere, di sentire in una comunità con una forza e sensibilità al dolore, alla malattia. E poi infine il più giovane dei tre finalisti, Gianni Solla, Tempesta Madre, con questa capacità di leggere proprio dentro una formazione sentimentale, dentro la crisi di un'identità di un'adolescenza. Ecco, dicevo, modi diversi che però dimostrano una cosa sola, molto precisa, cioè si affidano alle possibilità del romanzo, alle grosse possibilità che ha di racconto, di raccontarsi, di spiegare la nostra vita, la nostra storia, e quindi hanno anche una grossissima possibilità di indicare questa speranza nella letteratura come appunto come strumento di verità e di conoscenza. Ecco, da questo punto di vista credo che il discorso si salda molto con la scelta del nostro premio speciale, diciamo così, il premio alla carriera, che è andato a un grande intellettuale, grande critico e anche scintillante, coerente, molto molto concreto come Walter Petullà, che ha scritto questa tua autobiografia di un ottogenario, che è in realtà un vero romanzo in cui, raccontando se stesso, racconta un po' la storia del nostro paese, la storia di alcune istituzioni del nostro paese, la storia di come appunto si può insegnare letteratura attraverso un magistero costante di lettura e di riflessione, insomma quello che significa oggi essere un intellettuale dentro la rete di comunicazione così forte che è quella in cui è vissuto un grande intellettuale come Walter Petullà. Credo che questa scelta si saldi molto col progetto complessivo che esce fuori da queste nostre scelte, insomma, che presenteremo sabato al giudizio dei lettori, e sono curioso anche di capire come reagirà questo giudizio, verso quale di questi romanzi ci sarà più attenzione, proprio perché questi romanzi hanno complessivamente una grossa leggibilità e quindi favoriscono una forma di adesione, di fruizione, di immedesimazione molto forte. E quindi sarà anche questo un piccolo test di come si legge e di come si giudica ciò che oggi si pubblica. Sì, in effetti un filo conduttore abbastanza univoco, quello che appunto viene espresso dalle scelte della giuria da lei guidata minore. Visto che ci siamo a questo punto, parliamo anche degli altri premi speciali. Quello internazionale ha un protagonista, appunto qui parliamo veramente di un grande intellettuale europeo, oltre che di un grande scrittore, che è Michel Houellebecq, e anche l'altro premio speciale che viene consegnato a Claudio Piersanti, poi diremo rapino, parleremo più tardi. Sì, beh, il premio Houellebecq è il premio a un grande e discusso scrittore che in qualche maniera ha anche ribaltato il senso di scrivere romanzi, proprio perché ha fatto del romanzo un continuo momento di provocazione e di denuncia. Ecco, se io penso al suo romanzo D'esordio, le particelle elementari, che poi è stato il romanzo che lo ha lanciato, lo ha messo al centro dell'attenzione mondiale, e che in questo romanzo c'è proprio, come dire, una maniera di leggere dentro le mode, le mentalità, la politica, il senso del tempo, attraverso una dissacrante capacità di scrittura e di capovolgimento degli stessi stilemi attraverso cui la scrittura diventa modo e tempo dell'espressione. Sicuramente, diciamo, come dire, è un grosso provocatore. Io per esempio amo di lui anche la parte più meno conosciuta. È un poeta di grande forza, un poeta malinconico, un poeta di desolazione metropolitana, un poeta di solitudine,
E credo che questo sia come l'altra faccia, diciamo, come dire, la faccia nascosta dello scrittore così polemico e così aguzzo. Certo. Bene, allora io volevo coinvolgere subito la nostra Donatella Di Pietrantonio, anche lei fa parte della giuria, si trova in una posizione un po' diversa rispetto a quella che per esempio sta in questi giorni vivendo, come invece nella cinquina dello Strega, insomma concorrente per ottenere un altro prestigioso riconoscimento con il suo nuovo romanzo e appunto a Donatella Di Pietrantonio, anche a lei nelle vesti di giurata, le chiedo invece un giudizio oltre che sul momento che vivono gli scrittori in questa fase ormai quasi post-pandemica, sui giovani scrittori, quelli che vengono valutati per ottenere il Pegaso d'Oro Under 35, un'altra sezione molto partecipata del premio e di tanti aspiranti vostri colleghi che sicuramente vorranno sentire qualche consiglio da Donatella Di Pietrantonio e poi naturalmente anche da Remo Rapino. Sì, intanto saluto tutti con molto affetto. Sì, anche nella sezione giovani quest'anno c'è stata una partecipazione molto numerosa e la qualità delle opere pervenute è stata veramente molto, molto alta. Scritture diverse, più o meno sperimentali, ma tutte direi con un grado di maturità molto molto elevato, e quindi questo ci conforta. Spesso nel corso degli anni, dei decenni, si è parlato di fine del romanzo, e invece ecco che l'affacciarsi sulla scena letteraria nazionale di opere come quelle che abbiamo letto quest'anno per il premio Flaiano ci dice che il romanzo non solo non è finito, ma probabilmente sicuramente mi spingerei a dire non finirà mai, perché rappresenta proprio una necessità, direi, dell'espressione umana, una possibilità di cui non credo che ci priveremo mai. Volevo così brevemente parlare del lavoro dei giurati. Siamo stati condotti con molta autorevolezza, ma anche con molto affetto, ecco, direi da Renato Minore. Naturalmente le opinioni sono state a volte divergenti, abbiamo votato, abbiamo dovuto anche affidarci ai numeri, ma alla fine le opere finaliste, sia nella sezione giovani che in quella adulti, sono state pienamente convincenti per tutti. Certo, il lavoro dei giurati è un lavoro di grande responsabilità e a volte anche fatica, soprattutto per i giurati che sono un po' nella doppia veste: giurati di un premio letterario, ma anche scrittori o poeti, quindi come Renato Minore, appunto, quindi persone che siamo tutti in conflitto di competenza, sì. Siamo tutti in conflitto, no? di competenze, appunto, questo sì. È vero. Parte dell'orizzonte dentro cui ci muoviamo. Sì, conflitto di competenza, ma soprattutto anche nel momento in cui siamo chiamati a valutare le opere degli altri, una
profonda immedesimazione nel lavoro degli altri, e quindi a volte sono scelte veramente dolorose, scelte di esclusione sono veramente dolorose, perché comunque sappiamo quanto lavoro, quanta fatica c'è dietro la stesura di un romanzo, e quindi prendere l'uno ed escludere l'altro è appunto una grande... E allora, ecco, allora io voglio dire, che cosa diciamo a quei giovani che magari non sono riusciti a entrare nella terna, che ricordiamo è composta da Maddalena Fingerle, Giorgia Tribuiani, Alice Urciuolo, di insistere, di non scoraggiarsi, magari c'è ancora tantissimo spazio, perché siete ovviamente stati costretti ad una selezione, ma il livello medio delle opere dei giovani mi pare sia stato esaltante anche quest'anno, anche incoraggiante per il futuro delle generazioni che ci seguono, insomma. Sì, sì, è vero. Allora, la storia della letteratura d'altronde è piena di esclusioni che poi a distanza di tempo sono state considerate clamorose, certo, e hanno riguardato anche grandi scrittori, quindi certamente, certo, l'esclusione non vuole essere mai un invito a dedicarsi ad altro. Bene, bene, bene. Allora io so che ci deve salutare Donatella Di Pietrantonio, però io ovviamente nel usare tutti gli scongiuri possibili, appunto perché a volte i pronostici sono fatti per essere ribaltati, allo Strega potrebbe esserci anche una sorpresa, perché insomma tutti dicono che c'è un vincitore annunciato, potrebbe essere insomma che succeda qualcosa, sì, anche dalle parti di Valle Giulia, ma noi su questo non vogliamo pronunciarci, vogliamo però spiegare che Donatella Di Pietrantonio insomma oltre che il grande successo di Borgo Sud, che ha superato anche tutte le aspettative, ormai è pronta per questo debutto cinematografico della Riminuta, che sarà anche questo un evento. Ecco, siamo in pieno stile Flaiano, dai libri alla celluloide. Insomma, cosa si aspetta da questo film una volta che sarà pronto, Donatella? Il film in realtà è già pronto e l'ho visto in anteprima un po' di tempo fa, quindi intanto mi aspetto che arrivi nelle sale, spero in autunno, e che anche il cinema ci restituisca il piacere di vedere le opere cinematografiche non dallo schermo di un computer, ma in sala, dove l'emozione è sicuramente diversa. Sono molto, molto contenta del risultato, non ho mai avuto paura di quello che si considera il tradimento, no? delle trasposizioni cinematografiche. Il tradimento è necessario, un film non può mai contenere tutto il libro ed è giusto che il regista si prenda le sue libertà. Quindi per me è sicuramente una grande gioia che La Minuta sia diventato film, e sono assolutamente rispettosa del lavoro del regista. Mi aspetto semplicemente che arrivi agli spettatori con la stessa forza con cui il libro è arrivato ai lettori. Bene, allora so che ci sta per salutare, allora io lo faccio personalmente, lo farà anche Remo Rapino prima che lei ci saluti, Donatella Di Pietrantonio, anche nei confronti del Presidente Minore, un ringraziamento che poi noi ripeteremo naturalmente sabato sera quando appunto ci sarà la cerimonia relativa alla premiazione del nostro prodotto, perché Rete 8 come produzione e Remo Rapino come autore si sono aggiudicati il Pegaso d'Oro, premio speciale per il documentario.
docufilm Gli occhi di Liborio, ispirato a sua volta appunto al personaggio di Bonfiglio Liborio. Non so se Remo Ravino vuole dire qualcosa a questo proposito, per salutarsi con la collega scrittrice, la collega di Campiello in questo caso, certo. Donatella di Pietrantonio. Ah, io sono contentissimo, innanzitutto spero di incontrarla più rapidamente presto. Perché poi parleremo diffusamente, sì, del film. Spero di incontrarla più presto in presenza, come si dice, insomma, e quindi di parlare un po', e poi insomma sono sempre stato coinvolto un po' dal suo primo libro, che mi ha fatto scoprire insomma un mondo che si pensava di aver messo da parte, ma in effetti poi i suoi libri sono sempre degli scavi dentro di noi e dentro la realtà, che spesso è diversa come ci appare. Quindi credo che la scrittura in questo caso sia un elemento molto importante per capire, capirsi e tornare ad appartenersi. Questo è un lavoro che credo che Donatella di Pietrantonio faccia con estrema bravura, dice, con sensibilità soprattutto, essendo poi una donna ancora di più. Grazie. Donatella di Pietrantonio, per salutarci. Sì, grazie, vi ringrazio tutti, mi scuso per dover uscire prima, faccio i complimenti a Remo Rapino per il premio meritatissimo e per tutto ciò che fa. Ho apprezzato moltissimo il suo romanzo e sono felice che i nostri romanzi così fortemente radicati sul territorio siano poi capaci di arrivare a lettori molto, anche molto lontani da noi. Ringrazio Renato Minore per averci condotti con mano ferma, sicura e affettuosa, Rete 8 per l'ospitalità e Carla Tiboni per averci dato l'opportunità di fare questo lavoro per il premio Flaiano. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Donatella di Pietrantonio. Noi ci fermiamo, ma poi torneremo a parlare di Liborio e di tante altre cose subito dopo la pubblicità. Siamo tornati in studio, stiamo parlando della 48esima edizione del premio Flaiano, dicevamo anche del premio che ci riguarda, perché Rete 8 ha prodotto e soprattutto grazie alla regia di Antonio D'Ottavio è riuscita a ottenere il Pegaso d'Oro per la narrativa, premio speciale per un film che però è un docufilm legato ad un'opera letteraria. Si chiama Gli occhi di Liborio, di e con, in questo caso, Remo Rapino. Vi facciamo vedere con l'ausilio della regia intanto l'ultimo trailer del film, che sarà proiettato peraltro al termine della prima delle due serate di premiazione. Vediamo Gli occhi di Liborio. Bonfiglio Liborio è una voce che cammina nella storia, si racconta, e raccontandosi ricorda le vicende di un secolo, e così dà voce a chi non ha voce, agli emarginati, agli ultimi della fila. C'è un verso di De André che dice: la luce del giorno divide la piazza tra il villaggio che ride e lo scemo che passa. Io mi sono messo su quel lato della piazza, lì dove respira Liborio, per ascoltarlo e farlo parlare con la sua lingua bastarda, sgrammaticata, fatta di luci e di ombre. Figura simbolica quella di Liborio, tra fantasmi, visioni, disincanto, a metà strada tra Don Chisciotte e Forrest Gump. A volte quello che diciamo follia si fa energia, che mette in discussione e rovescia i codici sociali dominanti, le nostre presunte verità. Ma vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio è soprattutto un libro d'amore che invita ad accogliere la diversità, ad accogliere l'altro da noi. Pensa, che ci hai sempre pensato, per vedere di capire come mai sta coccia a me, da quasi normale, si è fatta una coccia matta, tutta una matassa intriccicata fuori di cervello.
Allora, Renato Minore, la domanda per lei è questa, cioè non è facile, non è consueto, anche a me quando l'ho proposto a Remo Rapino è parso davvero singolare, che uno scrittore racconti un suo personaggio della pagina che ha scritto con altri linguaggi e lo faccia in prima persona. Ecco, cosa l'ha colpito di questa operazione che voi avete premiato, soprattutto grazie alla disponibilità di Remo Rapino? Io non ho visto questo docufilm, ho visto appunto queste immagini che sono arrivate attraverso il computer, ma devo dire che l'operazione mi sembra molto interessante, piena di significato, e proprio anche all'insegna, come dire, di quell'orma, di quell'immagine di Flaiano che sta dietro di noi, proprio perché Flaiano era dentro questa sorta di diffusione e contaminazione tra i generi, per cui che se da una scrittura, da un romanzo così fortemente e tenacemente legato alla sua radice anche linguistica, che è il romanzo di Rapino, riesce a mettersi in atto una sorta di immaginazione multimediale così articolata, è così mossa secondo determinati impulsi, ecco, io credo che sia una cosa molto, molto importante, proprio perché mostra che un romanzo, un testo letterario è per sua natura possibile a tante letture, e la lettura del docufilm è una lettura davvero, davvero significativa, e sono molto curioso, molto interessato di vedere poi questo filmato, ecco, questo, certo, film, insomma. Questo filmato, credo molto in queste operazioni, insomma, certo. Credo molto in queste operazioni e penso tra l'altro a come, per esempio, il nostro Flaiano non fu così fortunato, cioè tante sue idee furono poi realizzate in film, però una sua idea in modo particolare, un suo racconto, che è uno dei suoi più bei racconti, il Melampus, doveva diventare un film e doveva avere la sua regia. Esiste un soggetto scritto da lui, esiste una sceneggiatura scritta da lui, non esiste la regia, perché a un certo punto il produttore gli ha negato questa possibilità. È una storia molto amara, una storia molto significativa, che forse fa bene ricordare in questa occasione. Assolutamente. Allora io chiedo, perché giustamente il final cut del film è stato proprio terminato in queste ore dal nostro Antonio D'Ottavio, ve ne abbiamo proposto su Rete 8 una versione più estesa nei giorni di Pasqua, è stata una produzione che si è svolta quest'inverno e che ha colpito molto il premio Flaiano. Perché, lo chiedo a Carla Tiboni? Io credo che, come diceva anche Renato Minore, sia questo lavoro sia importante non soltanto perché abbia ancora di più sottolineato la straordinarietà di questo libro scritto da Remo Rapino, che ha vinto il premio Campiello, ma proprio anche perché riesce a farci quasi volare su questa città, immaginiamo che sia Lanciano, in cui ha vissuto Liborio, e ci ha colpito anche questa capacità dell'autore di leggere davanti a una telecamera ciò che aveva scritto, e lo ha letto, passatemi il termine, con amore, ecco, era il libro, è proprio la sua creatura, e averlo trasposto in questo docufilm ci è sembrato un lavoro molto, molto, molto significativo, ecco. Ecco, non soltanto Remo Rapino ha letto Remo Rapino, ma io questo lo chiedo proprio a Remo Rapino, quanto è stata importante un'operazione culturale a tutto tondo, che è stata promossa anche dall'agenzia Scribo che collabora con te, ma anche, su questo devo ringraziare in particolare per il supporto alla produzione Minimum Fax, che ha creduto in questa operazione. Ecco, ha riempito un po' il nostro inverno questa operazione Remo Rapino nel frattempo, vero? Sì, è stata, diciamo, la conseguenza di un incrocio di idee, direi anche di passioni per certi aspetti, una sintesi di forze, di pensieri, che ha coinvolto un po' tutti allo stesso modo, quasi a testimonianza che
il lavoro, diciamo così, chiamavano intellettuale, un lavoro che è fatto di più forze, è un crocevia in cui si incrociano appunto tanti passaggi, tanti sogni, tante aspirazioni, è un viaggio con anche con i suoi naufragi, con i suoi approdi, con le sue itache, insomma. Quindi è stata un'idea che è nata proprio, ripresa se vogliamo, dalla Milmu Fax, che ha fatto leggere l'incipit del libro a attori famosi come, non so, Massandea, Marco Re, Locascio, Emma Dante e tanti altri. E poi abbiamo ripreso questa idea grazie a Carmine con le voci abruzzesi, per cui abbiamo avuto un Liborio dell'Abruzzo del Sud, un Liborio del Pescarese, un Liborio lancianese, insomma, a cui ho dato io la voce io, e questo ha permesso appunto di mettere insieme degli elementi che sono appunto l'immagine, direi la voce, le voci, la scrittura, e credo che sia stato tutto ciò molto coerente e in linea con lo spirito del Flaiano e di Flaiano nello stesso tempo. E quindi è stata un'operazione che ha dimostrato, diciamo così, che Liborio ormai è un personaggio che è autonomo, che cammina da solo, tant'è vero che accanto al docufilm in questi giorni c'è stato anche un disco di un cantatore genovese che amico di De André, che ha dedicato una sua canzone, un suo disco a Cocciamatta Liborio, molto bello, uscirà tra poco. Poi c'è stata un'operazione di teatro, letture sceniche, insomma, ormai Liborio va per conto suo, non riesco più neanche a controllarlo, ma questa cosa mi piace perché riesce a vivere, come diceva anche prima Donatella di Pietrantonio, un personaggio, una storia, anche con altri mezzi espressivi. Così non viene dimenticata, non va mai a morire, e questo credo che sia la cosa più importante in un tempo in cui spesso la memoria è penalizzata, certo, da un'eccessiva velocità delle cose che ci circondano. Volevo chiedere a Renato Minori, questa volta nelle vesti di collega, di giornalista, se aveva una domanda da fare a Remo Rapino, una curiosità relativa al personaggio, al libro, al suo sviluppo futuro, appunto. Ma non so, mi viene in mente, ma così, per un'associazione molto libera e per un lontano ricordo di una memoria di lettura, mi viene in mente che Remo, che leggo da tanto tempo, scrisse un po' di anni fa un bellissimo saggio su Karl Mikisteter. Sì. Allora mi chiedo che era una figura solitaria, ribelle, disperata. Ecco, se in qualche maniera quell'allontana rapporto con questo personaggio così, così importante si può mettere in collegamento con un personaggio tanto diverso come il suo Liborio. Insomma, cosa può accomunare, diciamo, quel ragazzo disperato e pieno di sapienza che ci toglie la vita al suo Liborio? C'è qualche cosa, c'è un filo che in qualche maniera lega queste sue figure così diverse, su cui si è fermata la sua attenzione di critico e anche di scrittore? Beh, questa, se non ci penso adesso, ma in effetti è una cosa molto intrigante. In effetti l'esperienza su Karl Mikisteter è nata a sua volta un'esperienza scolastica. Cioè io un anno mi misi in testa di leggere come classico la Persuasione alla retorica di Mikisteter, sì, sconvolgendo i ragazzi, e mi ricordo anche prendendomi un po' un rimprovero dal filosofo Antimonegri, mi pare, che mi disse che a quei ragazzi non vanno letto quelle cose a quell'età. E in effetti, però lui aveva scritto qualcosa su Mikisteter, il lavoro, insomma, quindi sì. Ci siamo incontrati a Roma una volta casualmente, è stato un incontro molto importante. In effetti, forse la radice è che ho sempre privilegiato nell'insegnamento della storia in modo particolare, ma poi anche della filosofia, la categoria della marginalità. In effetti, se noi vediamo, Liborio in fondo è un marginale, è un emarginato, che raccontando se stesso racconta la storia di un paese, almeno dei suoi momenti essenziali, ma lui sta parlando di sé,
quasi a dimostrare che la storia, come dice De Gregori, non la fanno soltanto gli imperatori, i principi, eccetera, ma la fanno, insomma, anche quelli che non sanno neanche parlare. E da un lato nella stessa canzone De Gregori dice che la storia la fanno quelli che hanno letto milioni di libri, e qui abbiamo Michael Stetter. Quindi vuol dire questa categoria della marginalità, di dare voce, insomma, perché io credo che i libri si facciano anche con le voci, certo previa una ricerca di documentazioni molto molto intensa e importante, però c'è questo filo conduttore. Io ho sempre privilegiato in certo qual modo dei protagonisti, dei personaggi famosi come Michael Stetter, insomma, che poi lo è diventato famoso dopo, poi fondamentalmente. Però questo giovane goriziano che scrive queste opere, questi libri, che addirittura scriveva direttamente in greco, quindi mi ha sempre così meravigliato da una parte, però anche per la sua solitudine. E in effetti in comune che cosa hanno? Liborio, che è quasi analfabeto, e Michael Stetter, che è un grande intellettuale, hanno in comune questa marginalità, questa solitudine rispetto al mondo e rispetto agli altri. E tutti e due, in ogni caso, attraverso il concetto di persuasione, Michael Stetter, e attraverso il concetto, diciamo così, questa volontà di farsi accettare e riconoscere Liborio, e tutti e due contribuiscono in qualche modo a dirci che la storia è fatta di tante facce, di tanti elementi, e che bisogna guardare spesso non tanto al centro, ma quanto negli spazi bianchi, ai margini, perché la storia, appunto, è qualcosa che si svolge anche attraverso queste voci che sembrano, diciamo così, secondarie, ma poi in effetti messe insieme danno un'idea di un respiro corale, di una collettività che può modificare il corso delle cose. Grazie a Remo Rapino. Grazie a Remo Rapino, e io ringrazio anche per aver partecipato a questa nostra trasmissione il presidente della giuria della letteratura, Renato Minore. Grazie, allora ci appuntamento naturalmente con entrambi sabato al Teatro D'Annunzio. Volevo ricordare appunto con Carla Tiboni, prima di passare alle altre sezioni del premio, che appunto questa serata particolare del sabato si aprirà anche con un omaggio musicale, mi pare di capire, sì, che sarà dedicato a Ennio Morricone. Ennio Morricone con la pianista Petralia. Abbiamo pensato che fosse importante ricordare il maestro Morricone, tra l'altro è stato insignito del premio Flaiano, e lo abbiamo fatto con una giovane pianista che suona molto all'estero, meno in Italia, purtroppo, ahimè, e che ci intratterrà con un repertorio meno conosciuto di Ennio Morricone. È serata che si concluderà invece con la proiezione del film. Del film, del docufilm prodotto da Rete 8 e ideato da... Allora, noi invece abbiamo una domenica molto ricca per quanto riguarda anche tutte le altre sezioni. Ne parliamo subito dopo una breve interruzione. Siamo tornati in studio per parlare delle altre sezioni del premio. Legata alla narrativa c'è anche l'italianistica. Carla Tiboni, anche quest'anno tantissime le opere valutate dalle commissioni, ne sono state premiate tre, una è la, appunto, la ricerca di Gaetana Marrone sul cinema di Francesco Rosi, l'altra di due studiosi finlandesi sul De vulgari eloquenzi. Abbiamo Alfonso Campisi che ha parlato di Terre promesse. Appunto, gli istituti di cultura italiana all'estero hanno svolto anche quest'anno un ruolo trainante in questa che è una delle operazioni culturalmente più qualificate che si svolgono in Italia, legate appunto alla conservazione e alla divulgazione del nostro patrimonio letterario. Sì, devo dire che il Ministero degli Esteri quest'anno ha fatto un ulteriore sforzo sia nei confronti dei premi Flaiano, ma anche nei confronti delle altre realtà culturali che sono legate agli istituti di cultura. E i tre libri che hanno vinto sono tre libri importanti, ce n'è uno in particolare di una insegnante, di una professoressa dell'Università di New York sul cinema di Francesco Rosi. E questo ci dà un po' un segnale importante di quanto il cinema italiano sia ancora studiato all'estero e di quanto sappiano studiarlo, perché non è uno studio veramente molto molto approfondito e molto interessante. Ma direi anche che l'italianistica porta un po'
riesce a portare anche il mondo da noi, nel premio, in Abruzzo, in Italia, e attraverso questi studiosi, perché poi alla fine si tratta prevalentemente di professori universitari che dedicano il loro tempo allo studio della lingua italiana e comunque anche delle opere italiane. E quest'anno siamo giunti alla 20ª edizione e abbiamo pensato di dedicarla all'ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso nell'esercizio delle sue funzioni in Congo, e sarà con noi la vedova dell'ambasciatore, e credo che un riconoscimento vada dato ad un lavoro che spesso forse subisce dei fraintendimenti di poca attenzione. Il lavoro dell'ambasciatore è un lavoro molto complesso, molto, che passa sia attraverso la politica sia attraverso l'aspetto amministrativo, quindi siamo contenti di poter dedicare il premio ad un ambasciatore e a chi anche all'estero onora l'Italia e gli italiani. Bene. Ora andiamo al cinema, per fortuna torniamo al cinema dopo un anno in cui al cinema non siamo stati. Si è tornati al cinema con il Flaiano Film Festival già ormai da diversi giorni al Teatro d'Annunzio, e nell'ambito di una che è stata appunto la prima delle serate c'era anche Alessandro Gassman, premiato con il Pegaso d'Oro per Non odiare lo scorso appunto 26 giugno. Vediamo il servizio che ha realizzato la nostra Antonella Micolitti. Al via ieri sera la 48ª edizione del Flaiano Film Festival Teatro d'Annunzio di Pescara. A inaugurare la rassegna il direttore artistico Riccardo Milani e Alessandro Gassman, che ha ricevuto il premio internazionale per l'interpretazione del film Non odiare di Mauro Mancini con Sara Serraiocco e appunto Alessandro Gassman. Si riparte con le misure di sicurezza richieste dall'emergenza sanitaria e la voglia di ricominciare, ha detto il regista Riccardo Milani, direttore artistico del Flaiano Film Festival. Le proiezioni dei film in rassegna si terranno come da programma consultabile sul sito dei Premi Flaiano fino al 2 luglio, poi sabato 3 e domenica 4 sarà la volta delle premiazioni per la narrativa e l'italianistica. Il teatro, il giornalismo, la radio, la televisione, le serate saranno seguite in diretta da Rete 8, in particolare il 3 luglio Pegaso d'Oro alla nostra emittente per il docufilm Gli occhi di Liborio, tratto dal libro Premio Campiello 2020 di Remo Rapino, tre protagonisti del filmato da un'idea del direttore Carmine Perantuono, con la regia di Antonio D'Ottavio, le immagini dall'alto di Alessandro Lanci e le musiche di Davide Cavuti. Alessandro Gassman ha raccontato del film. Beh, questo è un bellissimo film. Mauro Mancini ha scritto e diretto un piccolo film molto importante, un film che ha viaggiato tutto il mondo, è stato già in più di 100 festival in tutto il mondo, abbiamo ricevuto premi importanti e Mauro ha fatto un debutto bellissimo. Parliamo di possibilità di comprensione tra persone che la pensano in maniera opposta, parliamo di odio dal titolo, e la nostra società è imperniata sempre di più in questo difficile problema che non mi sembra di semplice né di rapida soluzione. Alessandro Gassman ha poi parlato di come Ennio Flaiano era di casa, compagno di lavoro e amico del mattatore, il padre Vittorio, che nel 1994 ritirò il premio alla carriera per il teatro e fu più volte a Pescara ospite dei Premi Flaiano del patrone Edoardo Tiboni, il cui testimone è stato raccolto dalla figlia Carla Tiboni. Beh sì, questo per me è non ho un ricordo fisico di Flaiano, ma sicuramente mio padre, che era grandissimo amico di Ennio Flaiano, come lo era tutto il cinema a Roma in quel periodo. Flaiano è un personaggio fondamentale nella costruzione della cultura italiana del Novecento, grazie a lui il cinema italiano è cresciuto, il giornalismo, l'umorismo, la letteratura. E anche il teatro. Mio padre mise in scena a Roma Un marziano a Roma, e Flaiano fu un insuccesso clamoroso, come mio padre molto fieramente diceva, era uno spettacolo molto avanti che parlava appunto di comunicazione e di apparenza, no? Atterrava Un marziano a Roma, tutti i giornali parlavano solo di questo, ma dopo due giorni già era passata la moda e più, non se lo filava più nessuno, diciamo. Questo era. Flaiano è un monumento per questo paese e sono molto onorato di ricevere un premio che porta il suo nome, perché ritengo che sia veramente importante non soltanto per quella che è stata la carriera di mio padre, conoscerlo, ma per tutto il cinema italiano in particolare.
E a proposito di grandi famiglie del cinema italiano, tra i premiati quest'anno ricordo Edoardo Ponti, autore della vita davanti a sé, regista dietro la macchina da presa, ma davanti c'era Sofia Loren, sua madre. Dallo stesso film è premiato anche Ibrahima Gueye, il giovanissimo protagonista di questo bellissimo lungometraggio. Altri premiati per il cinema, li ricordo rapidamente, per la sceneggiatura, ma qui è anche regista Francesco Bruni, per una storia che ha vissuto in prima persona, quella raccontata nel film Cosa sarà, Alex Infascelli nel film su Francesco Totti, dico il film su Francesco Totti che è Mi chiamo Francesco Totti, nulla a che vedere con quell'altra cosa. Per quanto riguarda invece l'opera prima, premiato Gianluca Iodice per Il cattivo poeta, anche qui insomma il poeta è un poeta che conosciamo, diciamo, bene, insomma, sì. Gabriele D'Annunzio, interpretato da uno straordinario Sergio Castellitto. Insieme a Gassman per l'interpretazione maschile, premiato anche Massimo Ghini per La volta buona, interpretazione femminile per Carolina Crescentini, La bambina che non voleva cantare, la bambina in questione è Nada, raccontata nel film prodotto da Rai 1 da adolescente, premiato anche per i costumi Andrea Cavalletto per Il cattivo poeta, ed eccoci qui con i premi internazionali alla carriera. Vi facciamo vedere il primo, lo ha intervistato Giglione Edmondo in anteprima per Rete 8, Vincent Riotta, volto che associerete a molte delle fiction e anche dei film degli ultimi anni. Vediamo. Il grande pubblico a livello internazionale lo conosce per le numerose interpretazioni in film proiettati al cinema o trasmessi in televisione. Parliamo di Vincent Riotta, che ha lavorato con registi del calibro di Brian De Palma e Ron Howard, con Ridley Scott, soltanto per citarne alcuni. L'attore inglese ha origini italiane, i genitori sono nati in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Il 4 luglio tornerà a Pescara per ricevere il Pegaso d'Oro alla carriera per il cinema durante la cerimonia conclusiva della 48esima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano. In collegamento con noi da Londra, la città nella quale vive, il premio Flaiano va ad aggiungersi ad una serie di riconoscimenti internazionali che lei ha ricevuto nel corso della sua carriera costellata di successi. A chi lo dedica? Mamma e papà non ci sono più, mamma è andata a febbraio durante questa cosa di Covid, quindi la prima cosa che vorrei dire, ovviamente le dedico tutto a loro due. 4 luglio tornerà a Pescara, dove è già stato alcuni mesi fa, accompagnato dal suo manager Antonio Moccia dell'agenzia The Mac Live. Cosa le piace di Pescara e dell'Abruzzo? Carlo Masci è stato un signore, il sindaco, è stato veramente generosissimo, è una bellissima persona. Grazie ad Antonio Moccia, che l'adoro, è diventato un amico. Si mangia da Dio a Pescara, che mi piace mangiare, e devo dire che si mangia veramente bene. Poi la gente, come dico, prima di tutto, un'accoglienza fantastica da tutte le persone che mi hanno accolto lì, non me l'aspettavo. L'Abruzzo è una cosa, un posto incredibile. Tra i numerosi ruoli che lei ha interpretato c'è anche quello di Tommaso Buscetta nella serie Il capo dei capi. C'è un personaggio che non ha ancora interpretato, del quale vorrebbe vestire i panni? Sì, beh, c'è uno spettacolo da Arthur Miller che si chiama A View from the Bridge, uno sguardo dal ponte, il ruolo di Eddie Carbone, che è un ruolo classico che tutti i grandi, sia italiani, sia americani, sia inglesi, hanno fatto. Io ho fatto sempre il ruolo, avevo fatto 3 volte il ruolo di Rodolfo, che è il ruolo giovanile, quando ero giovane ovviamente. Voglio fare Eddie Carbone. Si è formato artisticamente alla Royal Academy di Londra e tiene corsi in tutto il mondo. Cosa consiglia a chi vuole intraprendere la carriera di attore? So che lei tiene dei workshop anche in Italia. Ne sono previsti anche in Abruzzo? Sì, spero di proprio
Non posso dire esattamente tutto ancora, però nei prossimi settimane spero di poter annunciare che farò un corso di presenza, perché faccio online e faccio di presenza e sarà in Abruzzo. In attesa di incontrarla qui in Abruzzo, vuole inviare un saluto ai telespettatori di Rete 8? Sì, un grande saluto a tutti che seguono Rete 8 e sono molto orgoglioso di fare questa intervista. Delle volte veramente non ci credo che mi danno questa opportunità. Grazie, grazie di cuore. Per non parlare di venire lì per il premio Flaiano. Insomma, un altro innamorato dell'Abruzzo, avvocato Tibboni. Faremo innamorare anche, oltre a Jude Law, premiato per le sue straordinarie interpretazioni nelle serie, appunto, papali in qualche modo. Riusciremo a far innamorare dell'Abruzzo anche Monica Bellucci, che sta arrivando a Pescara, sì, speriamo, Carlo Tibboni? Speriamo di sì. Monica Bellucci è il, come l'ha definita Cazzullo nel suo ultimo libro, è l'italiana più bella del mondo. È una donna che sicuramente ha saputo giocare anche con la sua bellezza, senza tradire la sua capacità artistica. E io la ricordo sempre nel ruolo della Madonna nel Cristo di Gibson, di Mel Gibson, dove addirittura parlò in aramaico. È un'attrice che è cresciuta molto nel tempo e si è adattata a tanti ruoli differenti, anche a quelli in James Bond, quindi averla qui è importante anche per l'internazionalità dei premi Flaiano. Ma questo ci teniamo tantissimo, perché Flaiano era internazionale, Flaiano è un personaggio internazionale, come ha ricordato anche Renato Minore, non riuscì a portare in scena quella sua opera, addirittura era già stata scelta l'attrice Faye Dunaway, poi ci furono delle vicende con il produttore che non lo permisero. Quindi questa presenza insieme a Jude Law, insieme a Vincent Riotta, ci aiuta ancora di più a segnare, insomma, il passo per l'internazionalità e per estendere anche all'estero la figura e l'opera di Ennio Flaiano. Due attori straordinari, Laura Marinoni e Remo Girone, saranno i Pegasi d'Oro alla carriera per il teatro. Alla carriera, lo diciamo con rammarico, perché purtroppo questa è l'unica sezione premiabile quest'anno. Sì, è l'unica sezione premiabile perché, come sapete, purtroppo un'emergenza sanitaria ha chiuso i palcoscenici teatrali immediatamente. E ci sarà una piccola sorpresa per Remo Girone che, lo voglio dire con gioia, perché queste cose fanno piacere quando si organizzano eventi così complessi e così importanti. Remo Girone verrà da Monte Carlo, dove sta girando, e insomma affronterà un viaggio molto lungo pur di essere qui con noi già dal 3 sera, quindi probabilmente già presente alla serata di narrativa. Ah. Sì, e vuole assolutamente essere con noi, ritirare il premio, ci ha detto no, io il premio Flaiano lo voglio essere a Pescara, quindi lo aspettiamo con molto entusiasmo, così come e anche l'altra premiata del teatro, Una vita spesa nell'interpretazione dei grandi classici, sì. E quindi ci sembrava doveroso non dimenticare il teatro, non accantonarlo soltanto perché purtroppo l'emergenza sanitaria lo ha bloccato. Ecco, quindi ci siamo. Alla televisione e al giornalismo ci introduce l'ultimo dei nostri contributi filmati, che è quello realizzato grazie alla cortesia e alla disponibilità di Francesca Serafini, che è la sceneggiatrice insieme a Giordano Meacci anche di Carosello Carosone, altro lavoro per la TV che ha avuto grande successo dopo quello dedicato a De André. Lei è anche peraltro scrittrice debuttante al romanzo Con tre madri, incontro che abbiamo presentato anche durante questo inverno negli incontri del Flaiano. Insomma, il passaggio dalla scrittura per la televisione a quella per il romanzo è quella che ci racconta nel saluto ai nostri telespettatori Francesca Serafini. Sono molto felice e grata, insieme a Giordano Meacci, che con me ha scritto la sceneggiatura di Carosello Carosone, per questa decisione di assegnarci il premio Flaiano, un premio così importante dedicato a uno dei nostri miti, perché Ennio Flaiano ha firmato
alcuni dei film fondamentali per noi, ha scritto un romanzo fondamentale per noi, il primo premio Strega, no? Della storia di questo altro grande premio letterario. E per noi che abbiamo così questa curiosità di sperimentare la scrittura in varie declinazioni, appunto scriviamo romanzi, ma scriviamo anche film, scriviamo appunto sceneggiature, lui è stato un punto di riferimento fondamentale e quindi ci rende pieni di gioia anche questa possibilità di fare il suo percorso al contrario. Lui arrivò a Roma, nella nostra Roma, per studiare e poi fare quelle meravigliose esperienze di scrittura. Noi a Roma ci siamo nati, abbiamo studiato, proprio studiando insieme ci siamo conosciuti e da lì abbiamo cominciato anche a pensare di scrivere delle cose creative insieme. E da Roma ci muoviamo verso la sua Pescara per ritirare questo premio che ci commuove e ci rende felici e grati nei confronti ovviamente della giuria del premio che ha pensato di assegnarcelo e poi grati nei confronti di chi ci ha permesso di realizzare questo film. Primo fra tutti Pino Carosone, il figlio di Renato Carosone, che è stato sempre con noi molto generoso e disponibile e addirittura non solo nel racconto di suo padre e della loro famiglia, ma anche proprio facendoci leggere una cosa preziosissima come le lettere, le tante lettere che Renato e Lita, sua moglie, si sono scambiate nei lunghi mesi di distanza quando lui era in tournée in giro per il mondo. E quelle lettere sono state un punto di partenza per noi, perché da lì si sentiva la grande nostalgia. Da un lato il grande amore di Renato per la sua musica, però anche una nostalgia, una mancanza della sua famiglia, dei suoi grandi amori, sua moglie Lita appunto e suo figlio Pino. E questa possibilità che ci è stata data è stata per noi una grande responsabilità che abbiamo intensificato ancora di più la cura che di solito riserviamo ai personaggi, perché ti rendi conto che stai trattando persone che sono realmente esistite, che ancora ci sono e che quindi hanno una sensibilità che va rispettata. E questa esperienza del biografico, come già c'era capitato nel caso del film scritto su Fabrizio De André, è stata anche una grande lezione per noi, perché poi da quel momento in poi questa cosa te la ricordi sempre, anche quando scrivi personaggi inventati, perché anche se non sono realmente esistiti, in realtà in quelle storie qualcuno ci si può identificare, qualcuno che ha vissuto una storia simile. Quindi bisognerebbe, forse anche una buona cosa, ogni volta che si scrive far conto come se quel personaggio fosse una persona reale, qualcuno nei confronti del quale o della quale prestare un'attenzione massima. E, qualcosa che con Giordano avevamo già imparato a fare proprio venendo dalla narrativa, perché c'è una zona di sovrapposizione tra queste due modalità di scrittura, cioè quando appunto devi ideare la storia, la struttura che ti permette di raccontare meglio il tema al centro del tuo racconto e i personaggi, cioè fare sempre in modo che tutti siano a fuoco, che tutti siano tridimensionali, che tutti abbiano non siano tagliati con l'accetta, no? E questa parte di ideazione del lavoro si sovrappone, è la stessa per la narrativa ed è la stessa per il cinema o per le sceneggiature scritte, come in questo caso per andare in onda in TV. E poi c'è uno specifico invece della sceneggiatura che però è anche esaltante, perché è anche il lavoro di gruppo, cioè dove quello che tu hai immaginato sulla carta poi grazie
a tutte le persone che la mettono in scena, agli attori che danno corpo e voce, al regista, in questo caso straordinario, Lucio Pellegrini, che ha danzato sopra le nostre parole e le ha rese vive nel film a cui peraltro Bollani ha dedicato delle musiche fantastiche proprio giocando sulle sonorità e sul modo di fare musica di Renato Carosone, che è stato uno dei suoi maestri. Quindi un'esperienza straordinaria e siamo felici che associeremo per sempre al ricordo di questa bella esperienza umana e professionale anche un premio dedicato, come dicevo, a uno dei nostri miti. Quindi non vediamo l'ora di arrivare a Pescara, di incontrare delle persone dopo un anno e mezzo di reclusione e di festeggiare insieme a tutti voi Ennio Flaiano, ma anche Renato Carosone, in un'esagerazione di geni che siamo felici di aver intercettato. Grazie. Molto, molto interessanti le parole di Francesca Serafini, che ci ha portato per un attimo dietro le quinte della nascita di un prodotto televisivo narrativo di successo, come appunto Carosello Carosone. A proposito di Bollani, che veniva evocato da Francesca Serafini, sarà presente anche lui perché per la televisione verrà premiato e non poteva essere diversamente, perché è stato davvero un programma deflagrante, soprattutto in Sì. quell'ora, in quella fascia così azzardata. Via dei Matti numero zero, insieme a Valentina Cenni, sua compagna nella vita e nella trasmissione. La scelta per la televisione riguarda anche Report di Sì. Sigfrido Ranucci, che verrà premiato insieme a un altro grandissimo giornalista, Bernardo Valli, grande reporter di guerra. Insomma, per la televisione abbiamo anche Gianluca Maria Tavarelli per Chiamami ancora amore, di grandissimo successo, e Cristiana Capotondi per Chiara Lubich, un altro ruolo molto, molto intenso. Insomma, comunque la televisione non ha potuto girare Carla Tiboni, però insomma, comunque si è adattata in qualche modo alla situazione pandemica. E penso che anche le scelte che sono state operate dalle giurie siano particolarmente significative verso l'innovazione, cioè la sfida. Che è quella di Report, di insomma, sfidare anche dei colossi in ogni senso. La sfida di Bollani di sfidare il palinsesto, di incalzare insomma, un pubblico diverso a quell'ora, insomma, anche prodotti di assoluta qualità. Sì, io direi che le scelte delle giurie dei premi Flaiano non sono mai scontate. Come ha detto lei, direttore, c'è sempre la ricerca dell'innovazione, perché in fondo poi Ennio Flaiano è stato l'innovazione nella sceneggiatura, ha creato un modo di scrivere i soggetti e le sceneggiature nuovo. Io mi ricollegherei per un attimo alle parole della nostra premiata, di Francesca Serafini, quando parlava del lavoro di sceneggiatore. Racconta Suso Cecchi d'Amico che era come una festa scrivere sceneggiature di un film all'epoca, perché c'era Ennio Flaiano, c'era lei, c'erano gli altri sceneggiatori che hanno costruito insieme ai grandi registi il cinema italiano. E questo perché creare una sceneggiatura creare la storia di un film era importante, ma all'epoca non ancora era considerata tale, perché all'epoca erano soltanto i registi quelli che venivano ritenuti fondamentali per la vita e la creazione di un film. E credo anche che il merito dei premi Flaiano sia stato quello di valorizzare la figura dello sceneggiatore. È stato fondato per questo motivo, anche per questo motivo il premio, e credo che sia giusto rendere onore, direi, con un successo postumo quasi per Flaiano, a uno dei più grandi sceneggiatori al mondo, insomma, che anche l'estero ci invidia e che dimostra sempre di più, perché poi Flaiano è veramente
è stato, la sua produzione è ricchissima, quindi si scopre sempre di più, e noi abbiamo un progetto, diciamo, ne parlo qui come tale, quello di creare un museo officina di Ennio Flaiano, un museo del cinema dedicato a tutto il materiale che abbiamo raccolto e che abbiamo di Ennio Flaiano, e lì dove oggi è il Media Museum. Questa è un'operazione molto, ci hanno detto, molto grande, molto importante per il cinema, e speriamo di riuscirci. Credo che sia un tributo che la città di Pescara e non solo debba a questo grandissimo sceneggiatore, a questo illustre cittadino, insieme ad Annunzio, di Pescara. Possiamo confidare in un qualcosa di concreto già nell'edizione del cinquantenario tra 2 anni, insomma, lasciare il segno nel cinquantenario? Questa città avrebbe il dovere di farlo per Ennio Flaiano. Credo di sì, credo che per il cinquantesimo riusciremo sicuramente a almeno a mettere diciamo, a completare quegli step che ci siamo prefissati per questa nuova realtà culturale di Pescara, realtà culturale che è un po' è l'impresa cultura che noi rincorriamo e che cerchiamo di applicare al nostro lavoro, e che sono convinta costituirà e potrebbe costituire un grandissimo sviluppo per la città come punto di riferimento anche di scuola del cinema, come diceva Riotta, ma anche di didattica, di sviluppo proprio culturale di una disciplina, quella del cinema, che fa conoscere la vita in modo diverso, in modo diretto, ed è molto importante. Bene, grazie Carla Tiboni, grazie, appuntamento grazie su Rete 8 con le 2 serate del Flaiano, il sabato e la domenica di questo weekend, a partire dalle ore 19:30. Vi aspettiamo, arrivederci.